è stata approvata in consiglio comunale, il finanziamento era compromesso seriamente perché se non avessimo trasferito tempestivamente all'indomani del mio mandato tutta la procedura e l'avvio del bando, probabilmente, anzi certamente avremmo perso questo finanziamento. Quindi devo ringraziare anche, se non è presente, l'ingegnere Rino Belgioioso, perché mi sollecitò di attivarmi per dare seguito a questa opera pubblica, un'opera che, così come potete notare, porterà a una viabilità diversa, e soprattutto l'importo significa dare respiro alle anche maestranze della città, una città che oggi sta vivendo un momento difficile dal punto di vista socio-economico, e questa opera non solo è un'opera significativa per la città dal punto di vista infrastrutturale, ma penso che sia anche un'occasione, tra virgolette, di sviluppo economico. Che dire, penso che questa è stata un'attività faticosa. Se all'indomani del mio insediamento c'è stata l'aggiudicazione alla ditta Favellato, iniziare i lavori dopo quasi 4 anni e mezzo, capite che significa sia la burocrazia che vive il paese Italia, ma anche tutta una serie di contenziosi che qualcuno mi ha dipinto in maniera maldestra. Oggi la risposta, dopo aver superato gli ostacoli del Tribunale Amministrativo, del Consiglio di Stato, dell'ANAC, della Prefettura e chi più ne ha più ne metta, oggi finalmente possiamo dire fine a questo impasse giuridico e burocratico, e oggi diamo corso ai lavori.